Come Maria, rubrica di spiritualità mariana a cura di Don Tonino Panfidi, una produzione Radio Più Roma. Il titolo di Maria, madre del Cristo e madre di ogni battezzato e di ogni discepolo, abbiamo detto che è il più bello, è quello più ricco di amore e di tenerezza. Ed è bello pensare che Gesù stesso ci spiega come Maria è madre di ognuno di noi. Mi riferisco a quell'episodio in cui Gesù, che commuoveva le folle, tutta la gente pendeva dalle sue labbra, a un certo punto si sente dire da una donna, da mezzo alla folla: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». E Gesù accoglie questo complimento, però poi dice: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola e la mettono in pratica». Questo brano ci spiega in che modo Maria è madre. Vedete, noi guardiamo sempre l'aspetto fisico, biologico, materiale. Gesù invece porta il livello alla dimensione più alta, quella spirituale. Certo che mia mamma mi ha portato in grembo ed è grande per questo, e mi ha partorito e mi ha allattato, ma la grandezza di mia madre è che è stata una donna che prima di tutto m'ha partorito a livello spirituale, m'ha accolto, m'ha partorito e m'ha generato a livello spirituale, proprio come dirà Sant'Agostino. Sant'Agostino spiegherà: prima che nel corpo, Maria ha accolto il Verbo nell'anima e l'ha incarnata nella storia. È Gesù stesso quindi che ci dice che Maria ci è madre, soprattutto nell'ordine della grazia. E ogni cristiano e ogni discepolo è chiamato a somigliarle. E difatti Gesù stesso dirà: chi è che ascolta la parola di Dio e la mette in pratica, mio fratello, sorella e madre. Quindi noi riceviamo la grazia di essere figli di Maria, ma nella grazia possiamo diventare anche madri di Gesù incarnato nella storia, e cioè testimoniandolo con la nostra vita e portandolo ai fratelli. Questo incontro lo vorrei concludere con una delle preghiere più antiche che i cristiani fanno a Maria, Subtuum Presidium. Dice così: sotto la tua protezione troviamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.